E di ritorno dalla pubblicità siamo rientrati con una canzone che va per la maggiore in questo periodo. Lui cazzulia il telefono perché nel frattempo pubblica foto, fa storie, camurrie. Sì, lui ciao, primo presentatore in MP3 della storia, l'unico, primo, giuro. Il primo, lui quando parla la voce esce già in MP3. Antonello Musmeci, buongiorno ragazzi. MP3 analogico e tutto, però è Antonello Musmeci. Sono contento di essere con voi, ragazzi. Ho un po' di cervicale, quindi se casco dalla bascuglia. Aspetta che questo qua però te lo metto. Senti, così però hai sentito non mortificare l'altezza. No, lo metto così. Scusami, Giuseppe, hai sentito come già è cambiato tutto? Ma perché lui ha questa voce ma posso anche fare per esempio una voce femminile. Ma tu sei anche doppiatore, uno dei e anche bravi, una voce però femminile, eh? Tipo salve, siamo ad Alla Catalla. Capito? No, perché poi lui qualsiasi aspetta, cosa, cioè, meno male costa di avere andato alle televisione. Lui è anche imitatore. Adesso a proposito di imitazione, ragazzi, mi è arrivata. Lui sapeva che non l'avevamo a fare bene. Io ce l'ho varietto, non fare bene. Era Musmeci. Ma io, infatti, te l'ho chiesto. Lo vogliamo fare venire a Musmeci? Che poi non si chiama Musumeci. No, lui è proprio Musmeci. Non credo che voi abbiate detto questo. Che cosa stai cercando? Un messaggio che mi era arrivato per farvi sentire anche a voi. L'imitazione di chi? No. Allora, però, se io leggo dei messaggi. Si sente? Sì. Dai. Che cos'è? Via. Niente. Sono Mungi. Non si sente. E se non ci metto l'audio? Vabbè, facciamo una cosa, preparano. Allora, un telefono che costa più piccola la custodia, quindi una maghiriera, che cosa si deve sentire? Io sapevo che qui con le cattive compagnie che siete. No, ma io sono molto felice allora, di trovare dici come stai, che è la cosa che ci interessa di più, bene. Perché ho tu un po' sei di cervicale. Di che colore ti senti? Oggi mi sento di colore come ho messo con carta da zucchero, un azzurrino. Ma tutti blu siamo oggi, com'è sta storia? Abbiamo varie tonalità di blu. Senti, invece sai come si sente Antonino qui? Dice sono giallo come tutti i giorni perché per forza si chiama divisa gialla, quindi fatelo vedere, perché spieghiamolo, Antonino Celia è uno dei tecnici manutentori della metropolitana di Catania, quindi siccome sta oscuro da sotto prima che zombaio non gli devono mettere queste cose catene infrangenti e soprattutto gialle, per cui non zombaia manco Steve Wonder dice che stai benissimo con la barba. Invece la figlia di Marisol è al Teatro Bellini, se qualcuno le può dare un'occhiata in gita, va bene. Oggi Roberto che ci ha salutato prima da Bologna dice mi sento arancione ogni volta che vi ascolto, quindi sicuramente molto estivo, molto fresco. Casiti, eccolo qui. Guarda chi è. Antonio Locastro che dice io purtroppo sono in ritardo per il lavoro, ho appena finito però sono qui alla Catalla con tutto cuore a tutta la fam. Vince si scusa, dice ieri vi ho sentito a tratti causa viaggio, i miei gemelli ieri hanno compiuto 23 anni. Questo era che festeggiavano auguri. Ieri Giuseppe senza barba sembra un giovanottino, con la barba c'è un giovanottino più maturo. grazie di cuore di tutto. Io mi sento azzurro perché sono una persona tendenzialmente serena, ce lo dice Vincenzo. Ciao, Alessandro Vincenzo. Stella invece si sente bicolore, nero per il lavoro, non perché non voglio lavorare ma per i problemi che non dipendono da me e devo stare devo stare a speranza, così, anzi da speranza, esatto. Ma comunque a speranza è giusto in Sicilia, di altri per risolverli. Verde perché sono speranzoso di natura, anche perché il verde lo associo alla primavera che è la stagione che preferisco. Senti, oggi questo nostro amico, aspetta un attimo, vado a vedere, Alfio Giuffrida, dice cercavo le sarde in pescheria, non vedendole chiedo al pescivendolo come mai non ce ne fossero e lui che cosa mi rispondere? Cosa ti risponde? Vuoi che te lo leggo? Certo. Da quando è che allecchiamo a sarda se ne vanno i primi tutti. Allora ragazzi, i messaggi sono veri, voglio garantire che sono veri. Ma la comicità sono anche tanti. Cioè Giuseppe, ci sono persone che ascoltano questi due, arrivano un sacco di messaggi. Qualcuno c'è. No, dicevo, Giuseppe ci ha sempre un po' giocato con le sue barzellette, con le sue storie sulla pescheria, sui mercati, perché ai mercati c'è la vera umanità, alla pescheria c'è la simpatia, la genuinità. C'è anche la filosofia di vita di tutti i giorni, capito? Quindi se come allecchiamo a sarda è un modo di dire nostro, vuol dire che abbiamo problemi alla pescheria, questa cosa cade a fagiolo. Posso farvi sentire questo messaggio? Aspetta che silenzio, ce l'avamo ragazzi, è importantissimo ragazzi, mi farà piacere. Vai caro Antonello, buonasera, sono Francesco, sua santità il Santo Padre, sapendo di questo tuo nuovo debutto volevo farti arrivare
forte con tutto il cuore il mio saluto e la mia benedizione, una cosa importante e speciale. Aspetta ancora. Anche se sei un peccatore, ah certo, giusto, sono lo sa anche lui. Sempre vicino a te con le mie preghiere. Lo sa anche lui, lo così sa. Come spero che tu possa assicurarmi le tue. Che Dio te benedica con tutto il cuore e che benedica tutti gli ascoltatori di questo programma. Va bene. Un saluto vivace e affettuoso da parte del Santo Padre Francesco. Ma questo non è Francesco, questo è Papa lui, Ciccio, Papa Ciccio che lo fa lui, Papa Ciccio. Perché ripeto, lui è conduttore televisivo, conduttore radiofonico, doppiatore, molte pubblicità che vedete sono doppiate da lui, oltre che molti personaggi. Ed è un bravissimo imitatore. E poi ce lo dimostrerà, tra un po' sarà, è anche un bravissimo imitatore. Farà uno spettacolo, adesso vedremo più tardi anche la locandina, a cena. Però anticipaci qualche cosa. No, indovina chi viene a cena. Non ha naturalmente le peculiarità del film con Spencer Tracy e Sidney Poitier. E poi e lei chi era? E c'era anche una, un'attrice importante che se non ricordo, Catherine Hepburn. Film, fu di una stagione. Sì. E niente, io farò 50 voci messe insieme. L'1 aprile partirò da un locale della provincia. Insomma, non si può dire, non no, si fanno pubblicità. No, dillo, ma non si dillo, può dillo, dire. Una volta Paladini di Francia. Ma ci mancherebbe che lo puoi dire. Sei venuto qui avrei a dovuto, sì, avrei dovuto partire praticamente dopo. Però i cavalieri di Malta di cui io faccio parte mi hanno detto, dice, noi facciamo gli auguri l'1 aprile. Ho detto, ma non credo che l'1 aprile. Le persone credono che sia una cazzetta. L'1 aprile ci vediamo alle 20:30, 21, farò queste è 50 tutto vero, voci è tutto che vero. Vanno. Da ultimo ai Maneskin, a Ross Stewart, vero, a Mina, senti, Patti tu Bravo, che sei insomma. Cavaliere di Malta, lo sai che oggi è il compleanno della città della Valletta? Non lo sapevo. Oggi la città della Valletta auguri compie, a tutti i maltesi ti dico no, i maltesi c'erano già prima, è la città che è stata creata 457 anni fa proprio dai cavalieri ospitalieri che fondarono siamo noi i cavalieri ospitalieri questa, ed era Jean Parizeau della Valletta, maestro dell'ordine di Malta, quindi dell'ordine dei Cavalieri di Malta, che fondò esattamente 457 anni fa la città di La Valletta a Malta. Ci ha dato questo spunto. Questo è il simbolo, se lo inquadriamo. Quello è proprio il simbolo della città di Malta e dell'isola di Malta e dei cavalieri dell'ordine di Malta. Vabbè, ci mettiamo una canzone, voi continuate a scrivere 392 23 23 23 3, scriveteci di che colore vi sentite oggi. Intanto ci ascoltiamo, Ariete.